Ragazze, bentornate! Allora, un nuovo video nel Beauty Time di oggi. Vi parlo, perdonate, sono un po' raffreddata. Vi parlo, o meglio, vi mostro i regali di Natale. Finalmente! Ci ho messo un sacco per fare questo video. Devo riuscire a fare una tabella di marcia la domenica. Devo assolutamente obbligarmi a girare un video. Il problema è che la voglia c'è pazzesca tutta settimana. Penso, devo fare questo video, devo far vedere quell'altra cosa, devo parlare alle ragazze di questo. Poi arriva la domenica, ci sono 100.000 cose da fare. Oggi, ad esempio, è sabato e sto girando praticamente poco prima di pranzo, perché dopo pranzo andrò al parrucchiere. Poi sarà troppo buio per girare i video e vengono brutti, non mi piace. Poi domenica... domani vorrei girarne un altro, anche perché devo dirvi una grande cosa. E niente, però non lo so, sto valutando l'idea di andare all'IKEA perché devo comprare delle cornici, sto creando dei quadretti da mettere nello spazietto rimasto vuoto lì della parete fra il quadro e la porta. Devo togliere la targhetta, mettere sei quadretti, li ho già impostati al computer, li devo solo creare e poi mi mancano le cornici. E che dire, niente. Veniamo subito ai regali di Natale. Allora, non sono tutti, perché una parte tipo vestiti, cose varie, eccetera, eccetera, li ho già indossati, giustamente, fra un po', è bello che fa freddissimo, però non ce la voglio più ad aspettare, quindi sono a lavare, sono a sistemare, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere le cose truccose, bijou e i miei gioielli e un pigiama. Voi sapete, se avete visto i miei regali di Natale dell'anno scorso, io adoro quando mi regalano i pigiami. Ma proprio la fissazione per i pigiami. Comunque, vi faccio vedere. Prima cosa, vi faccio vedere il mio autoregalo, come sempre. Voi, come sapete, bisogna, almeno io sono fissata, devo assolutamente farmi un regalo a Natale, al compleanno, in ogni occasione. È sempre una scusa in più per comprare qualcosa e abbiamo la scusa dell'autoregalo. E quindi sono andata nel mio adorato negozio Swarovski. In realtà volevo acquistare una cosa da Tiffany, un braccialetto, però non ho fatto in tempo, le spedizioni erano sotto Natale, eccetera, eccetera. Ho detto vabbè, tanto comunque è in lista anche questo. E quindi l'ho comprato. Mi sono comprata il braccialetto della Swarovski, ma voi l'avete comunque già ormai visto e stravisto, perché l'ho messo in foto dovunque, su Instagram, sulla pagina Facebook. Ecco qui la confection e il braccialetto vuoto, perché il braccialetto lo indosso, ovviamente, come avete visto, lo indosso sempre. E ho acquistato questo bellissimo tennis di Swarovski, che adoro, non so se si vede, penso di sì. L'ho adorato. Il bracciale è misura unica, però c'è modo di allungarlo con questo pezzettino. Io ovviamente l'ho dovuto accorciare, quindi ho tolto il pezzettino perché ho il polso di Puffy, un polso microscopico, e quindi fatto anche questo, preso, dipendiamo dalla wishlist. Poi ancora, regali ricevuti. Allora, vi faccio vedere il regalo che ho ricevuto dal mio datore di lavoro, quindi dall'azienda dove lavoro. E allora, diciamo che sono stata fortunata, perché fra i vari regali che ho visto era a scelta, quindi senza vedere, senza sapere, di conseguenza sono stata proprio fortunata, perché gli altri non mi piacevano. Il negozio è questo, un negozio della mia città. La confezione è molto molto carina, ve la faccio vedere, ho lasciato ancora il fiocco dentro. La confezione era così, diciamo, con questa specie di borsellino carinissimo di plastica trasparente che si apre, e all'interno c'era, ovviamente si è tutto mischiato, all'interno c'era un ciondolo ed è questo. Praticamente l'hashtag, che come idea mi piace da morire, è carinissima, però quello che non mi è piaciuto di questo ciondolo, cioè nel senso il regalo l'ho adorato, infatti come vedete è già in opera, quello che non mi è piaciuto è l'accettino, perché ha questo l'accettino di caucciù, tra l'altro la chiusura è color argento, il ciondolo è color oro rosa, anche se sta diventando secondo me più oro rosso. Comunque questo accettino praticamente era agganciato all'interno del buco e quindi l'hashtag si manteneva tutto storto, tutto all'impiedi, non ci azzeccava proprio.
Siccome comunque creo gioielli, quindi ho detto modifichiamo, ho messo un anellino e l'ho agganciato ad una catena e ho fatto una collana lunga. Però comunque non mi piace, devo modificarlo, voglio attaccare, agganciare ad un bracciale multicharm. Quindi lo modificherò. Però l'idea dell'hashtag secondo me è fantastica, soprattutto in questo periodo in cui l'era cibernetica ci divora. Poi veniamo ai regali truccosi. Allora, partiamo da MAC. Ho ricevuto, voi sapete che sono in fissa per i Paint Pot, ma ne ho solo 3, se non erro, finora, 3 o 4, non mi ricordo. Sì, penso 3 o 4, perché costano un sacco di soldi. E ho ricevuto in regalo questo, ed è il Grand Work, penso che si dica così, si legge così, la mia pronuncia è pazzesca, dovrei soffiarmi il naso. E niente, lo faccio vedere, è un marroncino leggermente, leggermente perlaceo. Come vedete qui non è assolutamente usato perché volevo prima farvelo vedere, però lo conosco perché lo conoscevo nel negozio, vado sempre a sbirciare Paint Pot. Eccolo qui ed è bellissimo, bello, 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 secondo me è una base fantastica. Poi ancora, pennellazzo. Allora, questo pennello cade a fagiolo perché devo assolutamente rifare il giro di tutti i pennelli, ovvero voglio buttare via i pennelli che ho di sfumatura di Kiko e sostituirli con dei pennelli, non voglio dire migliori, perché attualmente uso quelli di MAC, quindi non posso dire che, non so, attualmente ho deciso di acquistare i pennelli della Zoeva, i pennelli della Sigma, sono un po' indecisa, penso che partirò da quelli di Zoeva, però non conoscendoli, perché da sfumatura non ne ho, di Zoeva ne ho solo uno per il contouring. Io non posso dire che sono migliori, però voglio provare altre cose perché quelli di Kiko mi hanno stancato. Si sono aperti tutti quanti. Non so se con l'uso, fuori di lavarli, forse li laverò male, non lo so. Fatto sta che mi hanno stancato questi pennelli, li voglio cambiare. E man mano che acquisto un pennello nuovo, butterò via uno di Kiko. E questo di MAC cade a fagiolo. Ora butterò uno di Kiko. Eccolo qui, come potete vedere, nuovo, ancora non aperto perché ve lo dovevo far vedere nuovo, bellissimo, pulito e splendente. Ed è il pennello da sfumatura famoso 217. Ne ho, con questo ne ho due della MAC, di quella della 217. Anello ad averne 100.000. Poi veniamo a noi. Ho ricevuto dei rossetti bellissimi, sempre di MAC. Sono tutti nude. Allora, il primo che vi faccio vedere è il Brave. Lo so che voi mi dite che i rossetti nude non mi stanno bene, anche io so che non mi stanno bene, ma a me piacciono un sacco, me li metto lo stesso perché non me ne frega niente. Ad esempio, oggi ho un MAC, non ricordo qual è, ve lo scrivo nel box informazioni. Se vi interessa sapere che rossetto ho, chiedetemelo che vi rispondo sicuramente. E questo è il Brave ed è. Allora, devo mettere un po' più lontana perché secondo me ho messo le luci male oggi, ovviamente, come sempre. Ed è fantastico. Io l'adoro, io i nude li adoro troppo, 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 troppo. Questo è, mi sembra un nude più, non so se è sul beigeolino andante o sul rosato, vediamo. È un nude rosato, bellissimo, guardate qua. Questo è Brave, non so come metterlo, ecco, forse così a luce si vede. È favoloso, veramente favoloso. Ah, da notare le mie unghie pronte per San Valentino. Ovviamente i miei mille baci baci soliti. Li ho messi anche sulle unghie. Andiamo avanti. Altro rossetto. Ho ricevuto in regalo il Blacktily. Anche questo è un super nude. Super, super, super nude. Eccolo qui. E secondo me è favoloso. Direte voi, che te ne fai di 100.000 nude? Io adoro, sapete, collezionare i rossetti. Quindi per me è il top ricevere qualunque rossetto di MAC. Eccolo qui. Forse, ecco, forse così si vede. E questo qui è bellissimo. E poi devo assolutamente trovare una sistemazione per queste luci. Mi devo decidere a acquistare tutto l'ambaradan di luci, cosa che non vorrei fare perché non ho dove metterle. Cioè, perché comunque io giro nella mia camera da letto. Tenere già il cavalletto sempre pronto con la videocamera è una cosa, mettere giusto i faretti è un'altra cosa, ma avere tutto il kit della softbox con i vari cosi, l'anello di luce, cioè, dove li metto queste cose? Non mi piace, comunque è una camera da letto. Devo trovare una soluzione. Altro rossetto,
il Velvet Teddy, famosissimo rossetto fra i più missi ultimamente. Eccolo qua, è fenomenale. Anche questo è un nude. Sono sicura che mi morirà letteralmente sulle labbra. Eccolo qui. Cercherò in ogni modo di farlo diventare un nude sfumato mettendo qualcosa di più scuro ai lati in tinta, però non facciamo quelle cose con la matita marrone, rossetto chiaro, pessimo, che non si può guardare, orribile, orribile. Poi ancora, sempre di MAC, ho ricevuto due rossetti di una collezione che era uscita forse a novembre, io non ero riuscita a prenderli. Mi sembra che la collezione sia la matte, non sono sicura. Ho già preparato. Allora, io avevo acquistato il Fashion Revival e il Dame Glamours, eccoli qua. E ne volevo altri due che non avevo preso in tempo, senza sapere che erano già stati acquistati per me e regalati a Natale. Ed è uno il Nouvelle Vogue della mia amica adorata, che conosce le mie pazzie. Eccolo qua, è un bellissimo fucsia. Io spero che si vedano i colori tenendoli così lontano, ma se mi avvicino si scurisce tutto, quindi devo essere per forza così in luce. E poi l'altro rossetto, sempre di questa collezione matte di MAC, è il La Vie en Rouge. Abbiamo quasi finito. La Vie en Rouge è ovviamente un fantastico red passion. Ve lo swatcha. Eccolo qua. Forse così. È bellissimo. Questo rosso è fantastico. Non vedo l'ora di metterlo. Non l'ho ancora utilizzato perché quest'inverno sto utilizzando dei rossi più possenti, più scuri. Questo è un rosso che vedo più adatto. Sì, va anche bene per l'autunno. In questi giorni fa un tempo così cupo, così triste, cioè scuro, che questo rosso mi sembra troppo primavera-estate. Però lo proverò anche d'inverno. Vi metterò come sempre le foto su Instagram con il rossetto del giorno, anzi con i mille baci baci del giorno. Ancora, gli ultimi tre regali. Ho ricevuto la palette della Too Faced Brown Envy. Eccola qui. Voi sapete che io adoro la Too Faced come brand, lo l'amo alla follia, mi piace da morire. Ho tutte le loro palette, tranne forse qualcuna che non sono riuscita ad acquistare. Ora ne deve uscire un'altra, la Chocolate Sweet Chocolate, una cosa del genere, più altre due. Poi ce ne sono altre due che non sono mai arrivate in Italia. Stamattina volevo andare da Sephora, non ho telefonato, volevo andare da Sephora per sapere, chiedere se era arrivata ad acquistarla, ma c'è un gelo a cui io non sono abituata, perché questo freddo nella mia città non l'ho mai fatto, non ce l'ho fatto uscire di casa. Comunque, ritornando ai regali, questa è la palettina ed è la palettina Brown Envy, appunto per le sopracciglia. E questa non ce l'avevo, non l'avevo mai acquistata, la desideravo, però tentennavo nell'acquisto perché comunque dicevo, ma io ho un sacco di prodotti per le sopracciglia, li uso poco, la mattina vado di fretta, metto sempre la stessa matita, consumata quella matita ne utilizzo un'altra perché comunque ne compro a bizzeffe e le devo provare. E quindi tentennavo sempre, alla fine mi è arrivata per Natale. Poi, sempre della Too Faced, quanto è bella, la Beauty Wish and Sweet Kiss. Vi faccio vedere, è favolosa. L'adoro questa palettina, è troppo carina. Eccola qui. Ed è bellissima. Abbiamo ombretti, bronzer e lip gloss. Troppo bella, troppo troppo bella. Lo so che io bronzer ne uso pochi, lo so, lo so. Lo so che voi lo state pensando, lo state per dirmelo, magari mi state per commentare sotto, ma tu i bronzer non li usi, non li ami. Lo so. Ma Too Faced, cioè, come fai? No, dovevo avere. E poi l'ultimo regalo che ho ricevuto per Natale, truccoso, è la palette Shadow Box della Urban Decay. Anche questa mi è piaciuta un sacco ed ero indecisissima sull'acquisto, ma veramente indecisissima. E quindi avevo praticamente, penso, rinunciato a prenderla. Non esce dalla confezione, eccola qui, e mi è arrivata per Natale. Eccola qua, bellissima. Tutte queste palette, ovviamente, così come i rossetti e il paint pot e il pennello, non le ho ancora usati perché volevo farvi vedere in tozzi. Finalmente potrò usarli. Apriamo. Eccola qui. E
è fenomenale, è bellissima. E dovrei decidermi ad usare queste palette, nel senso ad usarle più di quanto io le usi. Il fatto è che la maggior parte sono limited edition, poi le consumi, le finiscono, poi non le trovi più. E mi dispiace, quindi mi sto dedicando a utilizzare, a consumare i mille mille ombretti che ho. Quando li avrò terminati, fra 100 anni, forse attingerò ad un uso più costante di queste palette. Perché usarle le uso, ma le uso pochissimo, perché mi sento in colpa quando le uso, troppo belle. Ultimo, ma non perché sia una cosa che mi piace poco, pigiamone! Io l'adoro questa pigiama, è bellissima. Finalmente lo posso mettere perché lo volevo tenere conservato per bene, anche se comunque per vederlo l'ho aperto. La marca Noi di Notte, non so se vi ricordate questa marca, io la uso spesso, la uso tanto come pigiami perché mi piace, in particolare fa questi pigiamotti bellissimi, eccolo qui. Allora, pigiamotto con la particolarità bottoncini a forma di cuore, per questo mi piace un sacco. All'interno del colletto tutto cuori, è di pile, è caldissimo. Abbiamo la scritta love, penso che si vede, love, la V è il cuore. E la cosa fantastica è che il pantalone è tutto cuori, richiama i bottoncini, la scritta e l'interno del colletto. E basta, questo è tutto. Questi sono una parte dei miei regali di Natale, perché altre cose le ho già indossate, quindi sono a posto, eccetera, eccetera. Magari se indosserò qualcosa ve lo dirò nel video. Questo è un altro dei regali di Natale. E questo no, questo dovreste averlo visto nel video precedente, il video dei saldi. L'ho acquistato nei saldi pochi giorni fa. E basta, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non perdete il prossimo video perché ci sarà alla fine. E basta, mille baci baci, ciao! Ragazze, bentornate, nuovo video! Allora, nel beauty time di oggi vi parlerò dei miei acquisti fatti nei saldi. Direte voi, ma come? Primo video dei saldi, ancora devi farci vedere il video dei regali di Natale? Avete ragione! Non l'ho ancora girato, non so se poi riuscirò a girarlo e caricarlo prima di questo.